Ah, sono contento della spensieratezza con cui hanno giocato i ragazzi, anche rischiando qualcosina, però mi è piaciuto. Questa è la nostra mentalità, non deve cambiare. È ovvio che non parliamo nemmeno di calcio d'agosto, ma calcio di luglio. Per quello bisogna essere consapevoli di poter far bene, ma lavorare con grandissima umiltà in questo momento. Devo fare i complimenti ai ragazzi che ci sono adesso, magari stiamo facendo delle scelte importanti. È ovvio che poi il campionato di Serie A è lungo e oggi bisogna anche dire che Juventus e Milan hanno diverse assenze. Sicuramente qualche ritocchino lo faremo. Stasera, esempio, abbiamo un ragazzo che ha fatto poco l'anno scorso come Masucci, perché è stato spesso infortunato, ha dimostrato che può essere protagonista anche in questa categoria. Ho visto uno stadio stracolmo, mi auguro di rivederlo anche nelle partite, magari anche meno importanti, però sono convinto che la gente ci farà vedere. Noi vogliamo far divertire la gente avvicinata allo stadio, ovviamente facendo anche dei risultati. Ma dalla panchina non si è sentito in maniera così evidente, era infastidito, ha fatto questa scelta, però sono anche dell'idea che magari si possono risolvere anche in un altro modo. Mi dispiace perché io sono contrario a certi atteggiamenti, mi auguro che finiscano. Beh, cioè, è una soddisfazione, però dai, sappiamo che questo torneo, diciamo, avviene in un momento in cui c'è la preparazione, quindi dai, in vista del campionato non è proprio attendibile. E sono tanti anni che sono qui, abbiamo iniziato da lontano. Per me già arrivare a questo livello è una grande soddisfazione. Sappiamo che il campionato è di A, cioè, ci dicono, sappiamo che è un'altra cosa, quindi quello che verrà mi prenderò. Il mister è molto chiaro nelle sue idee e noi le portiamo avanti. Sicuramente bisogna adattarci subito alla categoria perché c'è uno step molto, molto grosso, però mantenendo sempre la nostra identità. Personalmente sono molto contento per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo dimostrato, con molta voglia, con molto motivo di entrare in campo, di far vedere che non siamo proprio quella squadra che si può guardare da dietro, però oggi abbiamo dimostrato il bel gioco e spero che possiamo ancora andare così avanti. No, il mio piede non è il sinistro, però calciavo sempre anche di destro che sinistro, mi sta bene, gioco quello che mi dice il mister, allora non c'è tanto da parlare. E sicuramente che tutte e due squadre sono squadre forti, dopo ci mancano i pezzi molto molto importanti, però quelli che ci sono e noi oggi abbiamo dimostrato contro gli Juve e Milan che possiamo giocarcelo.